circa 4.000 combattenti in Spagna, che poi sono anche di più combattenti in Spagna, no? Sono quasi 5.000 combattenti in Spagna italiani, che in tutto furono quasi 50.000. Questo libro è un libro che mancava, no? Perché... Ma non mi sentite? Ma sì, Visto che questo libro mancava, nel senso che non c'è una storia della partecipazione degli italiani alla guerra di Spagna. Ci sono molte memorie, pubblicate in parte già proprio all'inizio dei protagonisti, e ci sono in Italia almeno 40, ma forse anche di più, repertori, cioè libri fatti o da nostri associati o da nostri amici, che fanno le biografie dei combattenti di una determinata provincia. Cioè, per la provincia di Bergamo, due, ce ne sono addirittura. Però una storia della partecipazione degli italiani alla guerra di Spagna non c'era. C'era un bel libro fatto da uno storico che si chiama Enrico Acciai, che però riguarda solamente il gruppo di Rosselli, no? Cioè la colonna che impropriamente viene chiamata colonna Rosselli, in realtà era una sezione della colonna Scaso, che era una colonia anarchica. Quindi a un certo punto, insomma, ci siamo decisi a incaricare il nostro Marco Pupini, che oltre ad essere vicepresidente dell'associazione, siamo quattro gatti, insomma, ci spartiamo le cariche, no? E anche, diciamo, il maggiore storico delle brigate internazionali in Italia. Tra l'altro ne ha fatto un altro che non presentiamo oggi per non essere di troppo, cominceremo a presentare nei prossimi giorni, sulla centuria Gastone Sozzi, che è la prima formazione fatta da simpatizzanti comunisti che opera a Madrid proprio all'inizio, come la colonna Rosselli combatte in Catalogna. La centuria Gastone Sozzi, il cui comandante tra l'altro era un piemontese, era Francesco Leone, e quindi abbiamo fatto un libro con la biografia di uno di questi combattenti, e le memorie di questo combattente e una biografia fatta da Marco. Ci fa piacere che a presentare questo libro ci sia anche Aldo Agosti, professore Aldo Agosti, che è uno storico conosciuto e che si è sempre occupato, no, di storia del movimento operaio, perché le vicende dei combattenti di Spagna vanno collocati all'interno di questo discorso. Non è solo un fatto di partecipazione a una guerra spagnola, no? I combattenti di Spagna furono tutti degli antifascisti, dei militanti che combattevano in Spagna, ma quelli che sopravvissero combattevano anche nella resistenza francese e nella resistenza italiana. E noi cerchiamo di raccontare questa storia, questa vicenda nella sua complessità. Comunque oggi presentiamo questo libro, mi fa piacere che appunto ci sia Aldo Agosti a presentarlo e vi passo direttamente la parola. Grazie. Permettetemi di... Ma non funziona il microfono, è spento. Sì, no. È acceso. Tutte le volte corrido, è vero? Sì. Dai, io allora cercherò di parlare con Mario. No, deve essere molto vicino, deve essere proprio a te. Così si sente. Ah, questo sì. Allora. Allora, ma è strano, sì, proprio a ridosso, se va via la voce va a zero. Permettetemi di cominciare con un'associazione di idee, perché poche settimane fa in questa stessa sala abbiamo presentato un libro
di un ricercatore italiano, un libro molto bello e molto utile, su Eric Hobsbawm, no? Il grande storico inglese che credo la maggior parte di voi conoscono. E a me, appunto, tornando a quella presentazione e alla figura di Hobsbawm, che ho anche avuto il piacere e l'onore di conoscere personalmente, è tornata in mente una frase del suo libro forse più noto, cioè Il secolo breve, ovvero L'età degli estremi, che uscì in Italia nel 1996, che è la storia sostanzialmente appunto del secolo breve del Novecento, di un Novecento molto compresso tra il 1914 e il 1991, una frase che poi Hobsbawm ha anche ripreso nella sua autobiografia, anni interessanti, e che dice: la guerra di Spagna resta la sola causa politica che, anche a considerarla retrospettivamente, mantiene la purezza e la cogenza ideale che ebbe nel 1936. Io credo che questo sia ancora vero, anche in un mondo, come dire, sconvolto da molti spiazzamenti di posizioni, da esiti assolutamente imprevisti rispetto a quello che noi potevamo pensare 20 o 30 anni fa, e quindi da conseguenti rimesse a fuoco delle stesse prospettive storiche e storiografiche, questa cosa resta vera. Resta vera, e devo dire che io la considero vera perché l'ho sentita molto mia, questa frase, anche rispetto alla formazione. Io credo di appartenere a una generazione, ahimè, alla soglia dell'ottava decade, è proprio soglia settimanale, che è stata di poco precedente alla generazione del 68 e del Vietnam, e che ha considerato al centro dei suoi interessi internazionali proprio la resistenza della Spagna al franchismo. La generazione che si è formata sull'onda del luglio 1960, quindi che ha avuto l'antifascismo proprio al centro della sua formazione, ha identificato anche la propria crescita e la propria dimensione internazionale con questa solidarietà con la Spagna, e in misura minore però anche sentita, con il Portogallo, che ancora a 30-40 anni, in quel momento un po' meno, dall'inizio erano oppressi da queste dittature di stampo fascista sostanzialmente. E questa generazione è stata ben rappresentata a Torino. Chi di voi può ricordare l'associazione Nuova Resistenza ricorderà che nacque proprio sulla scorta dei fatti del luglio 1960, un paio di anni dopo, ricorderà quanto fosse centrale questa dimensione dell'impegno nella resistenza antifranchista. C'è stato il gruppo dei cantacronache che ha reso popolari e note, almeno in una certa cerchia, le canzoni della guerra civile spagnola, che erano note anche internazionalmente attraverso, per esempio, grandi album come quello di Pete Seeger, che circolava anche in Italia, ma anche le canzoni della resistenza antifranchista in quel momento, negli anni 60. Il gruppo dei Cantacronache, con Sergio Liberovici, Marco Galante Garrone e altri, Emilio Iona, andò, che saluto e ricordo con piacere, andò in Spagna nel 1961 o in quel torno di tempo, e raccolse un repertorio estremamente interessante di canzoni della resistenza antifranchista. Questo per dire che la memoria della guerra civile e la memoria dolorosa della sconfitta repubblicana era una memoria ben viva, è stata una memoria ben viva anche in una generazione che naturalmente non l'aveva vissuta neanche indirettamente. E quindi questo libro di Puppini tocca, è
comunque un'emozione, ecco, tocca corde anche sensibili. Quindi scusate se ho messo in campo anche questo elemento soggettivo, ma mi sembra relativamente importante. Perché la grande vicenda della solidarietà internazionale con la Spagna repubblicana, con fra i 40 e i 50 mila combattenti stranieri che arrivarono da 50 paesi, è qualcosa che io credo non abbia precedenti e che probabilmente non ha avuto seguito, perlomeno in queste dimensioni e in questa concentrazione. Forse non sarà inutile ricordare alcuni elementi del contesto di fondo in cui inquadrare quella vicenda, la vicenda della guerra civile. Partendo in medias res, partendo già dall'inizio, cioè proprio dall'inizio, dal 17 luglio 1936, da questo tentato, perché fu un tentato all'inizio, colpo di Stato dei quattro generali, dei generali appunto che da tempo insieme agli strati più conservatori della società spagnola complottavano per rovesciare la Repubblica che era nata nel 1931, un tentato colpo di Stato che però non ebbe successo in realtà, perché incontrò una resistenza assolutamente imprevista, in particolare nelle grandi città, ma non solo, in particolare nelle grandi città, Madrid e Barcellona, e che riuscì a bloccare almeno temporaneamente il golpe e che dimostrò quanto in realtà avesse messo le radici in Spagna fra il 31 e il 34, sia pure nel quadro di uno scontro molto duro, no? Nel succedersi di due bienni considerati uno rosso e l'altro nero, in cui proprio si fronteggiavano in uno scontro sostanzialmente di classe ma anche ideologico di fondo, due idee, due schieramenti, quanto avesse messo radici lo spirito che in spagnolo chiamavano Frente Populista, no? Del fronte popolare, quel fronte popolare che aveva vinto le elezioni del febbraio, se non ricordo male, 1936. E altro elemento importante di contesto da ricordare è che nella zona repubblicana la resistenza popolare, non solo nelle città quindi, ma anche nelle campagne, in realtà travolse anche i poteri e le istituzioni dello stesso Stato repubblicano che difendeva e creò una situazione di potere diffuso e atomizzato, che naturalmente era anche un elemento galvanizzante nella resistenza, ma che anche rischiava e rischiò di pregiudicare una conduzione efficace della guerra. Va detto che i comunisti, che avevano considerato con molta freddezza l'avvento della Repubblica, che erano un partito sostanzialmente piccolo e assai poco influente in Spagna, salvo alcune isole, con in particolare il bacino minerario delle Asturie, ma altrimenti non erano certamente un partito che avesse una forza paragonabile né a quella del Partito Socialista né a quella degli anarchici, capirono prima degli altri l'importanza di questo problema, no? Riassumibile nello slogan famoso «Primero ganar la guerra», cioè per prima cosa vincere la guerra. E quindi si trovarono in una situazione obiettivamente non facile, che doveva conciliare l'esigenza di non cancellare quelle conquiste rivoluzionarie ottenute dal basso in questa onda di resistenza contro il golpe, ma anche la necessità di non alienare alla Repubblica l'appoggio della borghesia democratica, che esisteva certamente all'interno del paese, pensiamo in particolare in Catalogna, e almeno la neutralità benevola delle potenze antifasciste, che poi invece non si riuscì sostanzialmente ad ottenere. L'altro elemento molto importante da ricordare è che l'internazionalizzazione che ebbe luogo praticamente fin dall'inizio del conflitto e la finzione, diciamo così, l'ipocrisia veramente
del patto di non intervento sottoscritto tra le potenze europee maggiori, appunto di non ingerenza e non intervento, ma fu nella guerra civile, fu una finzione e fu violato fin dall'inizio sistematicamente dalle potenze fasciste, così che quando nel settembre del 1936, dopo qualche settimana di stallo, l'Unione Sovietica decise di appoggiare, almeno dal punto di vista economico e con, con l'aiuto di esperti militari, e appunto costituendo il punto di riferimento principale dell'organizzazione di un volontariato internazionale, i comunisti guadagnarono immediatamente da questo patto un notevole prestigio, una notevole influenza anche all'interno della coalizione governativa, nella quale erano entrati con molte riserve all'inizio, e questa influenza fu accresciuta dal provvisorio successo ottenuto nella difesa di Madrid e dal contributo che a questa difesa, qui entriamo proprio direttamente anche nel merito del libro, insomma del tema, le brigate internazionali. La partecipazione italiana alle brigate internazionali è stata, lo ha già ricordato Italo Poma, di grande peso, dai 4 ai 5 mila volontari che provenivano da diversi paesi e alcuni in parte direttamente, anche sempre in minima parte, però alcuni anche direttamente dall'Italia fascista. Il confronto va anche fatto con quei 75.000 addirittura volontari, solo di nome e assolutamente non di fatto, che erano in realtà un esercito appunto messo in campo dal governo fascista, che rappresentarono di gran lunga il contingente militare più importante che appoggiò l'esercito nazionalista, l'esercito di Franco. Ovviamente le ragioni di questa partecipazione così consistente e importante degli italiani si spiegano abbastanza facilmente, si in fondo si riassumono, perché aveva la capacità di trovare anche, come dire, motti lapidari nelle parole di Carlo Rosselli: oggi in Spagna, domani in Italia. Questo, al di là delle divisioni ideologiche che pure si erano tra comunisti, giellisti, anarchici, socialisti, perché la partecipazione fu variegata da parte dell'antifascismo italiano, questo era in realtà il senso di quella partecipazione. L'antifascismo italiano aveva subito una bruciante sconfitta sul campo nel 22, poi sostanzialmente poi ancora dopo nel 24, aveva dovuto piegarsi alla dittatura, la situazione in Italia era andata facendosi sempre più difficile e sempre più chiusa, le speranze di un'inversione di rotta e di un rovesciamento della dittatura mussoliniana sembravano in quel momento molto lontane e cominciarono ad essere associate in realtà soltanto alla speranza di una guerra in cui il fascismo potesse poi essere sconfitto, di una guerra internazionale, di una guerra che effettivamente assunse poi, almeno a partire da un certo punto, le caratteristiche di guerra anche ideologica, di blocchi di idee contrapposte, ma questa è una storia che non va raccontata qui. Come diceva Italo Poma, questa partecipazione italiana alla guerra di Spagna dei volontari antifascisti è stata ricostruita in un primo tempo soprattutto dai protagonisti. C'è molta memorialistica in proposito, c'è a partire dal libro di Longo sulle brigate internazionali, ma poi c'è il libro di Calandrone che raccoglie le testimonianze di molti combattenti, e è stato ricostruito in sede, direi, soprattutto e prevalentemente di cronaca, di racconto degli avvenimenti, di testimonianza personale, e poi è stata messa a fuoco e ricostruita molto bene anche attraverso lo scavo delle biografie dei combattenti
che ha fatto il lavoro prezioso dell'AIPAS con il libro pubblicato, non mi ricordo quanti anni fa, ormai direi almeno una ventina, no? Nel 96, quindi 26, quasi una trentina, dicevo almeno una ventina, non sbagliavo di qua. Però solo in anni più recenti e sulla base di una documentazione nuova si è cominciato a studiare il fenomeno della partecipazione italiana sulla base di una, appunto, di archivi molto più ricchi, e sono uscite delle ricerche nuove di notevole rilievo, che hanno cominciato a utilizzare questi archivi, che venivano sostanzialmente da Mosca, ma che venivano anche dalla Spagna, che erano archivi spagnoli finalmente resi accessibili, e quindi sono da menzionare i lavori, appunto, già ricordati di Enrico Acciai, ma anche il primo di Giulia Canali, mi pare fin dal 2004, e io menzionerei come molto importante anche per lo sguardo bilaterale che ha quello di Leonardo D'Alessandro del 2017 su Guadalajara, che si centra proprio sulla, appunto, sulle testimonianze raccolte attraverso la corrispondenza prevalentemente dei volontari delle due parti, dove è molto interessante anche capire. Abbiamo fatto ieri un video che mettiamo su YouTube in cui lui e D'Alessandro presentano su YouTube fra qualche giorno. Lo metterete, benissimo. Ecco, questo libro qui di Puppini, questo qua, credo che sia il più completo e il più esauriente, non fosse che perché ha visto più archivi ancora e più documenti ancora degli altri. Ed è il primo che, insieme a una ricostruzione di contesto degli elementi che io ho ricordato prima, sono presenti particolarmente nel primo e negli ultimi capitoli, però poi fa una ricostruzione dettagliatissima dal punto di vista politico, militare, organizzativo della presenza degli italiani in Spagna, che fu una presenza che si articolò in diverse formazioni con una successione, con un cambiamento che fa quasi girare la testa, che è difficile tenere presente se non si guarda poi proprio la cronologia messa al fondo del succedersi di spostamenti da una divisione, da un reparto all'altro dell'esercito spagnolo e degli altri internazionali inquadrati nell'esercito della Repubblica, ma al tempo stesso poi le diverse colonne inquadrate in diversi battaglioni. Comunque il battaglione, la dodicesima brigata, fu sostanzialmente quella che raccolse la maggior parte dei combattenti italiani in Spagna, in particolare quelli di Oriente che venivano dalle file. Comuniste. Ripeto, il libro è molto preciso, la ricostruzione, io sono andato a rileggermi, cioè non a rileggermi, ma a rivedere episodi che vagamente ricordavo, dopo letture che ormai risalivano molti anni fa, di battaglie cruciali nella guerra civile spagnola, come Brunete, come la stessa battaglia di Madrid e quella di Guadalajara, come la battaglia dell'Ebro, l'ultima e purtroppo sfortunata tentativo di offensiva repubblicana sul fronte dell'Ebro. E la ricostruzione degli episodi è minuziosissima, sulla base appunto di una documentazione diretta, molto molto completa. Diciamo che Questa partecipazione così intensa degli italiani, degli antifascisti italiani, ha visto confrontarsi in maniera pressoché continua aspirazioni unitarie molto forti e anche inevitabilmente quasi altrettanto forti particolarismi di partito e di gruppo. Le tensioni nel libro di Puppini non vengono assolutamente nascoste, anzi in generale vengono messe molto bene a fuoco, ma in generale direi che vengono un po' ridimensionate certe visioni che sono state pur presenti nella storiografia, demonizzanti dei comunisti che si liberano in maniera disinvolta degli oppositori politici, cosa che pure fecero in alcuni casi, come è ben noto, e citiamo
per tutti, il caso di Andrés Nin, il leader catalano del Partito Obrero di Unificazione Marxista, che fu sequestrato e poi ucciso sostanzialmente dai servizi della Repubblica in collaborazione con la GPU sovietica, che agiva anche sul campo. Però diciamo che altri episodi che sono spesso stati circondati da questa ombra negativa di comunisti che si liberavano di tutti quelli che non erano d'accordo con loro, vengono molto ridimensionati, non so, a cominciare dalla morte di Picelli, no? O probabilmente dello stesso Durruti, eccetera, eccetera. Benché mi pare che emerga anche di qui come non si possa dimenticare che durante la guerra civile spagnola e proprio nelle brigate internazionali in realtà si cominciò a scavare un solco di diffidenza fra comunisti e altri antifascisti che non sarà mai del tutto superato e che per esempio si allargò, si approfondirà fino a diventare una frattura per alcuni anni insanabile dopo il patto di Ribbentrop-Molotov del 1939. Le pratiche spregiudicate di occupazione del potere che i comunisti mettevano in atto negli organismi di governo, accompagnati da una campagna di denigrazione sistematica dell'opposizione, la quinta colonna che veniva vista dappertutto, che naturalmente avevano anche un fondamento nella necessità di mettere in primo piano la priorità della vittoria della guerra, però andarono molto al di là anche di questa necessità in diversi momenti. Finirono per indurre molti uomini politici, socialisti e repubblicani ad aumentare la loro diffidenza nei confronti dei metodi comunisti, diciamo, messi tra virgolette. Questo però alla fine incide più nel campo politico che nel campo militare in cui operano le brigate internazionali. E quei metodi, ripeto, finiscono per passare in secondo piano rispetto ai meriti acquisiti sul campo dai comunisti con questa inflessibile determinazione della conduzione della guerra. E così si consuma, però così alla fine si consuma la sconfitta. Si consuma la sconfitta, la grande speranza che quelli che cercarono di resistere fino all'ultimo avevano nutrito era che fosse possibile saldare la guerra civile spagnola con l'inizio di una guerra internazionale contro i fascisti, ma di questo né le potenze occidentali né a partire dal 1937 nemmeno l'Unione Sovietica erano in realtà intenzionati a fare. E da parte dell'Unione Sovietica al massimo si voleva tenere il più possibile, se si può usare una così brutta espressione, in frigorifero quella situazione della guerra civile spagnola per sfruttarle eventualmente quando fosse scoppiata la guerra, in funzione appunto di una difesa del superiore interesse del superiore interesse dello Stato socialista. La saldatura non avvenne, già nel 38 le brigate internazionali furono ritirate nell'illusione, che era quella che accompagnava anche Monaco, che comunque fosse possibile gestire una transizione meno traumatica della sconfitta. E qui vorrei accennare ancora e poi chiudere subito all'ultima parte del libro di Puppini che mi colpisce, perché il destino di quelli che anche dei combattenti internazionali che dovettero lasciare la Spagna, quelli che la lasciarono nel 38, bene o male, in qualche caso riuscirono a ritornare nei paesi di origine senza incontrare difficoltà nelle condizioni di una rotta disastrosa, come no. Qui di nuovo mi tornano in mente le canzoni che appunto hanno costellato per quella epopea. E il destino di questi combattenti fu molto duro, quello dell'internamento nei campi, nei campi militari, in condizioni spesso durissime in Francia, nel Vermont e altrove, circondati ormai da astio e da impopolarità, perché
la Francia del 1939, anche quella del marzo del 39, non era più la Francia del fronte popolare in realtà, e d'altra parte però, seguendo il percorso di molti di questi, come fa Puppini in maniera proprio precisa e analitica per almeno una decina o quindicina di loro, noi vediamo come sia stato cospicuo e importante il contributo dei combattenti garibaldini in Spagna alla resistenza italiana, perché poi molti di quelli citati nelle pagine finali del libro, noi li vediamo essere all'origine della formazione dei primi gruppi di resistenza in Italia dopo l'8 settembre. Quindi è una storia, è la storia di una sconfitta dolorosa, una sconfitta che, ripeto, in me ancora oggi suscita qualcosa di doloroso e di emozionante, però è anche la storia della semina di un raccolto che poi i suoi risultati gli ha dato. Buonasera a tutti. Si sente? Sì, così. Io vi ringrazio intanto della partecipazione e dell'invito. Dopo l'intervento del professor Agosti e anche di Poma, cosa posso dire? No, diciamo che è già stato detto molto, ma qualcosa mi intendo intervenire anch'io, però un intervento non tanto strutturato, ma un po' ad argomenti, a temi. Il professor Agosti ha ricordato l'impatto che sulla sua generazione ha avuto la guerra di Spagna. Io sono un po' più giovane, ma neanche tanto, diciamo, quindi anche sulla mia generazione ha avuto la guerra di Spagna. Ricordo le emozioni che certe canzoni legate a quella guerra suscitavano. In realtà noi come AICPAS ce ne accorgiamo perché c'è ancora adesso un interesse attuale su questi temi. Quindi nonostante sia stato scritto moltissimo, nonostante molte cose si siano fatte, ma c'è ancora, la guerra di Spagna ha ancora un suo fascino per molta gente. Perché? Proviamo a pensare. È un pezzo di storia che ci obbliga a ragionare in termini internazionali. Si riferisce alla Spagna, ma in Spagna era in corso una guerra che coinvolgeva tutte le potenze europee, in parte anche extraeuropee dell'epoca, che ci obbliga a trattare, a riflettere su un tema che adesso, diciamo, viene visto in modo molto falsato e molto, diciamo, falsato, che è quello dell'internazionalismo. Chi si occupa di cose militari sa che durante quella guerra si sperimentarono per la prima volta tecniche belliche nuove che purtroppo in parte, quando accendiamo la televisione, vediamo ripetute ancora oggi: il bombardamento strategico, che era il bombardamento che voleva colpire non i soldati nemici al fronte, ma voleva colpire le retrovie, la popolazione civile, creare terrore, demoralizzare, distruggere le infrastrutture, impedire i rifornimenti. Adesso purtroppo, se accendiamo la televisione, vediamo città e civili distrutti dalle bombe. Forme nuove, per esempio, di guerra psicologica, con nuove forme di propaganda. Fatto meno noto, probabilmente il fascismo ha sperimentato in Spagna anche forme di guerra batteriologica, sparando delle bombe imbevute di batteri del tetano sul suolo catalano. Questa è una cosa che era venuta fuori, insomma, quando gli americani sono arrivati a Roma. Quindi c'è tutta una serie di tecniche belliche che purtroppo hanno una loro attualità anche adesso. Inoltre, ad affascinare, penso, la cosa che più ha colpito la generazione di Agosti e la mia, è la speranza di creare un mondo nuovo attraverso quella guerra, un mondo più giusto, più libero, una rivoluzione sociale che andava oltre anche quello che era stato previsto dalle istituzioni repubblicane.
una riproduzione che avrebbe dovuto essere anche interpersonale, non solo sociale ed economica, e quindi avrebbe dovuto rovesciare gli equilibri esistenti e dimostrare che un mondo nuovo era possibile e si stava realizzando in quel momento. Questo secondo me crea l'interesse, diciamo l'interesse che noi riscontriamo ancora adesso e che riguarda la guerra di Spagna. Andando al merito del libro, è vero, io ho scritto questo libro perché mancava una storia delle brigate Garibaldi, nonostante la memorialistica che era uscita, in realtà a livello storiografico non c'era molto. E ho potuto fruire di una documentazione che ancora qualche anno fa non era accessibile. E, diciamo, io ho girato anche personalmente gli archivi, ma devo dire che ho potuto approfittare di una documentazione abbondante stando seduto a casa davanti al computer, perché nell'ambito di un progetto europeo adesso ci sono visibili una parte dei documenti dell'archivio del Comintern. E soprattutto il fondo 545, che non è l'unico che riguarda la guerra di Spagna, ma che comunque raccoglie migliaia e migliaia di documenti in una miriade di lingue che sono relativi alle brigate internazionali, comprese anche la brigata Garibaldi. Quindi ho avuto anche il vantaggio rispetto ad altri che hanno scritto prima di me di avere accesso a questi documenti. L'intento del libro non era tanto ricordare diciamo le personalità che hanno avuto un ruolo da protagonisti, anche se queste sono citate, diciamo perché non è possibile non citarle. Noi abbiamo come italiani quello che è stato a mio parere il vero protagonista dell'organizzazione delle brigate internazionali, dai problemi militari a quelli politici di rapporti con le autorità repubblicane, a quelli proprio minuti anche di andare a ricercare per esempio le famiglie di volontari di cui non si aveva notizia, scrivevano e lui organizzava le ricerche di queste persone, vedere se erano cadute, se erano ancora in vita, che è Luigi Longo, perché diciamo formalmente il responsabile era André Martí, ma dalla mia valutazione chi ha avuto la reale responsabilità è stato Longo. Però il mio intento non era quello di scrivere mettendo in luce ancora diciamo le di tutte le brigate, non solo di sì, Longo è stato ispettore di tutte le brigate, non solo della brigata Garibaldi, ma il mio intento era quello di valorizzare l'esperienza di vita dei tanti giovani e vecchi che hanno combattuto allora, e quindi di giustamente far vedere non solo diciamo i problemi politici complessi, sì, ma anche io ho cercato anche di ricordare per esempio nelle descrizioni delle battaglie i giovani che erano arrivati in Spagna a 18-20 anni e che sono morti il primo giorno di battaglia. Perché non ricordare anche questi? Magari se non morivano chissà quante cose avrebbero potuto fare in futuro. Quindi di ricordare un po' tutti quelli che hanno partecipato a questa epopea della Spagna. Che poi gli italiani, sì, sono stati quasi 5.000, però nella brigata battaglione, poi brigata Garibaldi, erano poco più di 2.000, nelle brigate internazionali in complesso erano circa 3.000, perché non erano tutti nella Garibaldi, ma alcuni erano inquadrati per vari motivi anche in altri reparti. E chi erano? Erano soprattutto lavoratori, perché si è detto, si è scritto che le brigate internazionali erano il reparto militare più intellettuale della storia. In realtà questo forse riguarda il contingente inglese, ma gli italiani erano nella massima parte, erano tutti lavoratori, braccianti, operai dell'industria, persone che erano immigrate in Francia e che si erano costruiti a volte una posizione anche in Francia, che hanno abbandonato tutto quanto per andare a combattere in Spagna. L'età non era giovanissima, superava nel 1936 superava i 30 anni, quindi anche l'idea che viene diffusa a volte che i soldati delle brigate internazionali erano giovani, inesperti, che non sapevano niente della guerra, va un po' ripensata, almeno nel caso italiano, circa un terzo probabilmente aveva avuto a che fare con la prima guerra mondiale, quindi loro sapevano cosa voleva dire, ecco, non,
diciamo che certi modelli e valutazioni che sono stati applicati a dei contingenti delle brigate internazionali non si possono applicare al contingente italiano. Cos'erano queste brigate internazionali? Qui mi piace un po' soffermarmi su sta cosa, perché sono stati un tentativo di creare una società nuova, diversa, nel corso di una guerra, quindi in un momento difficilissimo e complicato. Le brigate internazionali vedevano accanto al comandante anche il commissario, come prima cosa. Cosa doveva fare il commissario? Quali erano i suoi ruoli? Uno si doveva occupare intanto praticamente dello stato dei soldati, se avevano mangiato, se avevano avuto dei periodi di riposo, se erano ben equipaggiati, arrivando spesso alla conclusione che non avevano avuto nessun momento di riposo, che mancavano delle scarpe, quindi chiedendo ripetutamente la fornitura di scarpe e così via. Dall'altra dovevano instaurare una disciplina nuova, non una disciplina militare secondo un esercito tradizionale in cui l'ufficiale comandava e il soldato doveva prescindere e obbedire, ma doveva convincere i soldati della bontà della lotta che stavano combattendo. Questo era ovviamente il progetto, che non è detto che si sia mai realizzato, comunque diciamo che questo era il progetto alla base dell'istituzione del commissario, che poi riprendeva insomma l'organizzazione dell'Armata Rossa, della lotta contro i bianchi e così via. All'interno delle brigate internazionali era vietato qualunque conflitto di tipo nazionale, quindi doveva essere rispettato un rigido internazionalismo. Mi spiego. Tra le brigate venivano divise per lingua, perché un ordine non poteva essere ripetuto in 5-6 lingue se c'erano 5-6 componenti nazionali diversi. Per esempio, nel contingente di lingua inglese, ovviamente le differenze tra irlandesi e inglesi sono emerse quasi subito e sono state risolte in modo diverso. Una parte degli irlandesi se n'è andata a combattere nella brigata americana o canadese, eccetera, e una parte invece ha detto: noi rimaniamo a combattere irlandesi e inglesi uniti assieme perché siamo fratelli e combattiamo insieme il fascismo, il nostro comune nemico. Perché questo era, diciamo, anche il progetto delle brigate. Altri contrasti, per esempio, sorgono tra tedeschi e francesi. E un comandante tedesco dice che i tedeschi sono dei soldati migliori dei francesi, quindi anche meritano dei luoghi per riposare e del vettovagliamento migliore rispetto ai francesi. Questo ovviamente proprio, no? E anche lì, diciamo, la soluzione è quella di riconoscere la solidarietà reciproca e la fratellanza reciproca, perché si combatte il comune nemico. Questo era, diciamo, il progetto di creazione delle brigate internazionali. Accanto a questo internazionalismo, che mi sembra molto interessante, no? Perché il tentativo di costruire una disciplina militare e una società nuova nel momento più difficile, cioè nel corso di un anno, c'è diciamo anche lo spirito unitario, per cui se andiamo a vedere i nomi delle varie brigate, e qui arriverò a Garibaldi, c'è un richiamo anche a personaggi che nel secolo precedente avevano rappresentato la lotta per l'indipendenza nazionale di ciascuna nazionalità. Perché il battaglione, poi Brigata Italiana, venne chiamata Garibaldi? Perché Garibaldi è il nome che può mettere d'accordo comunisti, socialisti, repubblicani, giustizia e libertà e così via, perché è il nome di un personaggio che era legato agli albori del movimento operaio, alle prime organizzazioni operaie e così via, ma era anche legato alla lotta per l'indipendenza nazionale e quindi poteva, diciamo, rappresentare un punto di unione delle diverse anime che erano presenti all'interno della Garibaldi. Il libro diciamo si sviluppa con una descrizione delle varie battaglie, delle diverse battaglie a cui la prima battaglione, perché è il battaglione Garibaldi inserito nella dodicesima brigata, questo numero dodicesima, scusate che ogni volta lo spiego, è un numero che riprende la numerazione dell'esercito repubblicano,
ma era la seconda brigata internazionale, non la prima e l'undicesima, la dodicesima e la seconda. Ce n'è cinque, poi vengono create altre due, insomma, vabbè. Però sì, io volevo in qualche modo arrivare al punto se è possibile fare, o almeno il bilancio che ho cercato di fare io dell'esperienza della Garibaldi. Militarmente, la Garibaldi e anche le altre brigate sono determinanti nella prima fase della guerra, perché fino all'estate del 1937 sono un modello di disciplina e efficienza, diciamo, che dovrebbe permeare di sé anche le brigate spagnole. Va detto che man mano che la guerra procede, e che a causa di perdite di vario tipo e di un afflusso meno cospicuo da parte dell'internazionale, eccetera, le brigate si riempiono progressivamente di soldati spagnoli. La brigata Garibaldi, nel corso dell'ultima battaglia sull'Ebro, ha probabilmente più, anzi sicuramente più, combattenti spagnoli rispetto ai combattenti italiani, cioè è diventata una brigata italo-spagnola. E ci sono anche dei comandanti spagnoli proprio che vengono messi a capo della Garibaldi. D'altra parte anche questo rientrava un po' nel progetto iniziale, no? Bisognava insegnare all'esercito spagnolo, questo popolo così eroico ma così disorganizzato, come si combatteva diciamo in modo organizzato e disciplinato. Scusa. Ci sono luci e ombre, per esempio nei rapporti con i comandi spagnoli. Spesso le brigate internazionali e anche le Garibaldi vengono usate come brigate d'assalto in fronti difficilissimi, senza una preparazione o senza una visione strategica. Io cito quello che ho scritto relativamente alla battaglia di Huesca del giugno del 1937. C'è un lungo percorso da fare all'assalto, pianeggiante, battuto dalle mitragliatrici franchiste, e i comandi spagnoli, qua poi c'è una discussione se erano i comandi spagnoli responsabili oppure il nuovo comandante che era stato messo alla Garibaldi, alla divisione di cui faceva parte la Garibaldi, insomma, se volete leggere, leggerete, insomma, adesso non vi annoio con queste cose. Viene dato l'ordine per due volte di tentare di attraversare questa zona pianeggiante battuta dalle mitraglie nemiche per conquistare dei fortini che erano diciamo nei pressi della cittadina di Huesca. Loro ci mettono la loro buona volontà, ovviamente non è possibile farlo, ci sono moltissime perdite. Dopo questa battaglia c'è una piccola rivolta, insomma, all'interno della Garibaldi, in cui diciamo ci sono delle proteste abbastanza cospicue, per cui i comandi devono prendere a carico questa situazione. Ecco, questo per esempio è un caso che dimostra quello che ho detto prima e che riguarda la brigata Garibaldi. Un altro è il rapporto tra comandi e truppa. All'inizio, quando viene istituita la mensa ufficiali, i volontari semplici si ribellano, ma come un esercito popolare prevede una mensa ufficiali. Allora si spiega che la mensa ufficiali consente agli ufficiali di trovarsi tra di loro, di scambiarsi le informazioni, di spiegarsi che il vitto non è diverso, non è che mangiano meglio dei soldati e così via. D'altra parte, quando sono al fronte, gli ufficiali e i soldati combattono assieme e mangiano le stesse cose. Per quanto riguarda gli ufficiali, mi pare che il professor Agosti aveva accennato prima, ho messo un appendice alla fine in cui si tratta una cosa complicatissima, però interessante, cioè il movimento diciamo dei vari comandanti all'interno dei vari reparti. Allora, cosa si vede? Che c'è un cambio continuo e frequente. Ci sono persone che comandanti che stanno in carica poco tempo e poi vengono allontanati per indegnità, per incompetenza, poi vengono recuperati perché magari il comandante successivo dice ma no, non erano così incompetenti e ignoranti come si presupponeva.
alcuni, e non sono pochi, muoiono pochi giorni dopo essere stati nominati comandanti. Abbiamo il caso di Renzo Giua, che muore poche ore, viene colpito a morte, vabbè, morirà dopo in ospedale, poche ore dopo la sua nomina comandante. Quindi diciamo è una situazione di questo tipo qua, e quindi c'è anche da pensare allo stress psicologico che diciamo che vivevano questi comandanti. Insomma, nessuno poteva essere al sicuro. Sappiamo che veniva data l'indicazione al comandante di un reparto di non esporsi troppo, perché se veniva ucciso il comandante, il reparto poi era allo sbando e non sapeva cosa fare. Ma in realtà se vuoi guidare i soldati devi anche andare alla loro testa, e quindi abbiamo anche un numero elevato di comandanti che appunto muoiono o vengono feriti pochi giorni, poco tempo dopo la nomina. Sul problema della pressione psicologica io ricordavo solo una cosa, poi se mi dilungo troppo Italo mi dirà di fermarmi, insomma, no? Vado avanti ancora 5 minuti. Un po' di dialogo, no? Sì, esatto. La prima battaglia che sostiene il battaglione Garibaldi è quella al Cerro Rojo, il Cerro de Los Angeles, al sud di Madrid. Partono le compagnie, una non arriverà mai al Cerro de Los Angeles, al Cerro Rojo, perché si perde, diciamo sbaglia strada. A un certo punto il commissario dice: ma guarda che stiamo sbagliando strada, devi tornare indietro. Il comandante dice: no, questa è la strada giusta. Praticamente mentre gli altri combattono, questi cambiano, vagano per il sud di Madrid senza raggiungere il fronte. Allora questo comandante, non dico il nome perché non interessa, non solo viene destituito subito dopo, ma qualche giorno dopo viene ricoverato in una clinica per malattie nervose. Io penso che si sia sentito più rimprovero, povero, insomma. Questo per dire che diciamo, sia soldati che comandanti erano sottoposti a una pressione notevolissima. Dal punto di vista politico, qual è il punto cruciale? È l'estate del 1937, quando Pacciardi, no? Pubblicano Pacciardi, che comandava la brigata Garibaldi in questo caso, decide che la brigata va sciolta, perché non ha più senso che sia in Spagna, va sciolta, gli uomini che se ne tornino in Francia. Dopo magari si potrà ricostituire, si potrà riformare, potrà tornare, ma adesso è inutile che sia lì. Allora, quali sono i motivi? Lì è stato detto anche perché c'era un disaccordo sulla politica comunista contro gli anarchici, eccetera. In realtà è vero che Pacciardi dice che i comunisti tendono a controllare anche la Garibaldi. Qui c'è un punto che andrebbe discusso. Se la maggior parte dei combattenti della Garibaldi era comunista, anche i comandi dovevano riflettere questa differente proporzione, o i comandi dovevano essere divisi unitariamente? Evidente che Pacciardi dice: anche se i repubblicani sono quattro gatti, i comandanti repubblicani devono essere nella stessa proporzione degli altri. Però è un problema che in realtà non viene mai risolto, ecco. E poi c'è il problema che Pacciardi vede negativamente l'afflusso sempre maggiore di spagnoli nella brigata Garibaldi. Lui dice non rappresenta più l'antifascismo italiano, ormai è una cosa internazionale, io ero venuto qua per rappresentare l'antifascismo italiano, e quindi sciogliamo tutto e ce ne andiamo. Cioè, non è uno scherzo, il comandante di una brigata che propone di scioglierla e di tornarsene a casa. Allora lui se ne va in Francia ci sono discussioni, eccetera, lui poi torna in Spagna e si accorge che non è più al comando della brigata Garibaldi, ma è stato spostato ad altri incarichi. Lui rifiuta questa situazione, se ne va, però da quel momento ci sarà una crisi politica all'interno della Garibaldi abbastanza profonda, perché poi c'è un caso Barontini. Barontini, il comunista Elio Barontini, vorrebbe prendere il posto di Pacciardi, ma anche lui viene allontanato allontanato dalla Spagna. Allora, la motivazione ufficiale è che, scusate se mi dilungo, è che gli uomini che lui aveva sotto il suo comando aspettavano l'arrivo del comandante di divisione sotto la pioggia. A un certo punto lui dice: ragazzi, non state sotto la pioggia, mettetevi al riparo,
Mentre loro se ne vanno al riparo, in quel momento arriva il comandante di divisione che non trova nessuno, si arrabbia e dice: Valentini, te ne vai. In realtà c'è una lettera che ho trovato all'archivio Gramsci di Togliatti a Valentini, perché Valentini scrive a Togliatti: dammi una mano perché mi cacciano via in sto modo. E Togliatti dice: sì, ma tu hai gestito male il caso Pacciardi, perché hai fatto sì che Pacciardi se ne andasse, invece se avevi una visione unitaria più larga eccetera avresti insomma gestito meglio il caso Pacciardi, tu eri commissario, non sarebbe andato a finire così male. Quindi diciamo che entrambi se ne vanno, Pacciardi e Valentini, però nasce una crisi politica che durerà fino alla battaglia dell'Ebro, insomma al finale. L'ultimo comandante, il penultimo è Vaia, Alessandro Vaia, Martino Martini, l'ultimo comandante è uno spagnolo, Luis Rivas, quando gli internazionali se ne vanno. Ecco, adesso andando a finire, volevo dire sì, la sorte di questi che rientrano in Francia nel febbraio del 39 è drammatica. Loro vanno a finire nei campi di concentramento francesi, poi c'è il patto tra Unione Sovietica e Germania nazista, insomma il patto Molotov-Ribbentrop di agosto, e i commenti sono siamo, secondo loro siamo morti troppo pochi, ci vorrebbero tutti morti. Cioè, a pensare, loro erano il simbolo dell'antifascismo nel momento in cui l'antifascismo sembrava una cosa ormai superata, ormai vecchia, si andava verso nuovi equilibri. Quindi ci sono due anni che sono diciamo drammatici per la sorte di queste persone. Gli italiani poi non possono tornare in Italia, i francesi rientrano in Francia, gli inglesi rientrano in Inghilterra, gli italiani non possono rientrare in Italia, quindi devono fermarsi nei campi, non hanno grosse alternative. E questa situazione diciamo cambia poi con l'invasione nazista dell'Unione Sovietica nel 1941, insomma un po' prima, vabbè, e quindi queste persone parteciperanno, diciamo avendo delle funzioni di grande responsabilità, alla resistenza. Vabbè, io vi ringrazio dell'attenzione. Se c'è qualche domanda, Italo, tu fai. Ho visto una mano alzata, ma forse si grattava ancora. C'era la mano di mia figlia. Là c'è una mano alzata vera anche. Prima la infonde, poi uno prima in fondo e poi c'è il signor Antonio Carlino. Andiamo su. Poiché abbiamo alzato la mano in contemporanea, probabilmente hanno utilizzato la modalità precedente, captazio e benevolenze nei confronti delle donne. Come possiamo fare così? Sì. Allora, dissertazione interessantissima, l'argomento è inevitabilmente incentrato sulla Beccata Garibaldi, io ovviamente mi discosto perché voglio citare, non perché questo sia l'anno dell'anniversario dell'autore di un'opera fondamentale, Guernica, la cui situazione è stata realizzata inevitabilmente ormai assodato da parte delle truppe italo-tedesche, però quest'opera è fondamentale perché spesso e volentieri questi argomenti, questi libri vengono nel nostro paese letti da una estrema minoranza di persone, mentre l'opera ha una diffusione mondiale, è un'opera monumentale che da subito rappresenta un disastro inevitabile che si ripercuote sulla popolazione. E proprio perché cito Guernica, nel contempo voglio citare un'altra opera in un altro genere che lascia inevitabilmente il segno, precedentemente l'ingresso da parte di un'altra nazione nel conflitto, il secondo conflitto mondiale, e voglio citare Per chi suona la campana, e non perché fece sold out per quanto concerne i premi Oscar, bensì perché anche in questo caso
l'attività da parte di un grandissimo letterato e poi la trasposizione cinematografica di quel libro lascia un segno. Lo so perfettamente di essere fuori tema, volutamente, però mi pare che siano argomenti che comunque sono pertinenti a quella situazione. Essere fuori tema a volte serve, perché comunque magari con questi approcci si raggiungono persone che magari il libro non avranno mai l'opportunità di conoscerlo. Grazie. Mi attacco un attimo per segnalare due cose. Intanto che in anni abbastanza recenti, no, si è, l'attenzione insomma, si è spostata su un più grande massacro di civili compiuto dall'aviazione italiana insieme alla Marina franchista, che è noto come la desbandata, ovvero sia l'arrivo dei franchisti a Malaga, no? Con delle minacce fatte pubblicamente alla radio di sterminare tutti i rossi, fa sì che migliaia di civili a piedi se ne vadano verso, dove vanno, Angeles? Almeria, che è il paese su. Le minacce venivano lanciate da uno dei generali Felloni, che è italiano, dalla radio Sevilla lanciava queste minacce, ma in modo non correttamente, cioè strategico militare, cioè proprio era terrorismo. Era proprio terrorismo, sì. Quindi se tu dici migliaia sono circa censiti 150.000 persone. 150. Censi, che il maggior. E questo è accaduto a febbraio. Quindi fu due mesi prima di Guernica, ma non c'è quadro. E per decenni praticamente non se ne parlava. Solo in anni abbastanza recenti si è attirata l'attenzione su questo importante episodio, qui tra l'altro ha partecipato anche la Tina Modotti come nel campo dell'assistenza medica e adesso da 4-5 anni hanno organizzato una marcia che dura alcuni giorni per cui ripercorrono il percorso di questa massa di civili, no? Coinvolgendo ovviamente nelle varie tappe, no? Elementi delle popolazioni locali. L'altra cosa su cui volevo tirare l'attenzione proprio sulla questione di Guernica è l'anniversario insomma del Guernica di Picasso, ma è anche il 50° anniversario che noi andremo a celebrare quest'autunno di una cosa veramente notevole che avvenne a Milano 50 anni fa, cioè 50 anni fa un artista milanese insieme alla nostra associazione, coinvolgendo il comune di Milano, propose a Picasso di mandare la Guernica a Milano. Guernica non si era mai spostata e Picasso era molto timoroso. Lo mando in Italia, a un certo punto Franco lo chiede indietro e il governo italiano glielo dà a Franco. Però siccome questo artista milanese, che tra l'altro era il grafico delle edizioni Avanti, no? Cioè conosceva bene Picasso, lo va a trovare, lo convince, anche perché gli dice guarda che c'è la possibilità di fare questa mostra in un importante palazzo in Piazza Duomo, che è un palazzo bombardato. Quindi si può fare vedere nelle parti del palazzo rimaste integre, no? Guernica dentro i resti di un bombardamento. No? Quindi la cosa piacque a Picasso, poi gli diede delle assicurazioni sul fatto che quando sarebbe ritornato indietro, e quindi fu portata per la prima, forse l'unica volta, non so, Guernica in Italia. In che anno, scusa?
73. Quindi fai anni il cinquantesimo adesso, quindi 73. 73. Forse era il 53. Ah, 1950. Dario Fo era un ragazzino. 1953. Adesso il palazzo è stato completamente ricostruito ed è sede di un importante museo in Piazza Duomo. Insomma. Quindi insomma, c'è anche questa cosa così bella, curiosa, insomma, interessante. Naturalmente quest'autunno cercheremo di riproporre, cioè di ricordare, di fare delle iniziative per ricordare questo Picasso da una parte, Guernica, ma anche questo episodio, insomma, di Cinque. Come? Posso? Ho la voce alta, quindi sente bene. Allora, tre cose. Innanzitutto, come erano strutturate le brigate internazionali dal punto di vista del vertice, perché gli eserciti c'è uno stato maggiore e a scendere non come una piramide gli altri. Le brigate maggiori, le brigate internazionali, come erano strutturate militarmente a livello gerarchico? Cioè ognuno faceva quello che più o meno ne andava, oppure c'era un coordinamento? Perché io ho avuto un'impressione un po' di così. Secondo, lo chiedo al dottore Goffi, i franchisti partono a fare dal Marocco, dall'Africa, giusto? Ecco, ma chi è? Quali sono le potenze o le forze che organizzano e finanziano il franchismo? Perché non, piove fa sole e non arriva il franchismo, no? Come non arrivano le guerre, non arriva tutto questo. E quindi sarebbe interessante capire, no? Poi scopriamo, ad esempio, che il fascismo è finanziato anche dagli inglesi. E il discorso non è casuale, e il discorso diventa un discorso, come dire, di potenze e di classi. Ci sono tre domande. No, no, la pazza deve un po' arrivare. Aspetta, dottore Gospia, col sé e con il ma non si fa la storia, lo so benissimo. Ma perché la Spagna con la seconda guerra mondiale, cioè sbarcano in Normandia, sbarcano in dappertutto, ma in Spagna non sbarca nessuno? Era una potenza fascista, interessante storicamente capirlo, eh? Perché la lasciano vivere Franco di Vecchiaia fino al 60 o 70 quando è morto? 75. Interessante di vista di politica internazionale, di potere internazionale da analizzare. Grazie. C'era un altro che ma io volevo non tre domande. Volevo sapere se c'erano notizie degli italiani che dopo la guerra civile spagnola sono andati in Unione Sovietica e hanno poi contribuito alla guerra patriottica. Grazie. Allora, io rispondo a quest'ultima che è più facile, cioè più breve, più facile. Sì, ci sono notizie, non sono tantissime, ma ce ne sono e ne spuntano fuori ancora adesso. Per esempio è saltata fuori in una cittadina mineraria che si chiama Cavriglia, no? Che ha, da cui sono partiti dalla Francia, ma erano di Cavriglia, una ventina di combattenti, è spuntato fuori uno che ha lasciato un diario molto voluminoso con una storia pazzesca. Cioè, diventa carlista, no? Insegna a guidare carri armati, poi va in Unione Sovietica, si fa tutta la guerra, compresa Stalingrado e l'arrivo a Berlino, come ha fatto a sopravvivere non si sa, no? E poi viene incaricato di gestire un campo di prigionia per soldati italiani. Certo, oggi pubblicare questo libro presenta alcune difficoltà, perché il personaggio, come dire, ha avuto anche qualche problema dopo. Chiudo. Allora, io sono stato interpellato su una cosa sola, ma anche quindi su questo dirà quello che sa lui.
chi ha praticamente fin dall'inizio finanziato, aiutato? Intanto c'erano fortissimi interessi interni spagnoli che erano, non avevano accettato né la Repubblica né meno che meno la vittoria del Fronte Popolare, e quindi fin dall'inizio si complottò per rovesciare il governo repubblicano da parte degli spagnoli. Poi questi interessi, che erano interessi finanziari, economici, la grande proprietà terriere evidentemente, moltissimo spagnoli, furono a loro volta appoggiati da, sicuramente dall'Italia. Pare comprovato che ci fu un appoggio italiano al complotto antirepubblicano fin da prima dell'intervento poi militare nella guerra civile. L'atteggiamento degli inglesi fu quantomeno molto 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 ambiguo, perché c'era sicuramente una parte del governo inglese che non vedeva assolutamente di buon occhio la vittoria del Fronte Popolare in Spagna, e che quindi, trovandosi poi di fronte alla guerra civile, sostanzialmente assunse la posizione del non intervento, ma in realtà lavorava per la vittoria dei franchisti. Questo, per rispondere a quella domanda specifica, mi pare si possa dire questo. Poi sull'organizzazione penso che l'invasione, perché non sbarcarlo poi in Spagna? Ah, no, vabbè, questa ci sono una ragione obiettiva e militare, che è impensabile con la Spagna che aveva avuto con Franco l'accortezza di essere neutrale durante la guerra, le truppe alleate dovessero disperdersi ancora su un altro fronte, no? Era impensabile. E il problema è perché poi dopo fu consentito, dopo la sopravvivenza così a lungo della dittatura franchista, oppure se vogliamo risalire a un momento proprio già cruciale, quando c'è quando nella valle d'Arran i volontari, gli spagnoli che si erano rifugiati in Francia, sfondano il fronte, entrano nella valle d'Arran. Vivezza enorme questa epopea dell'invasione, e mi pare che siamo nel 1947, ma è cominciata la guerra fredda, quindi a questo punto gli americani non hanno più, hanno interesse, certo alcuni non vedevano particolarmente di buon occhio la dittatura franchista, ma nello schieramento internazionale era cruciale. La Spagna è ancora più in un certo senso il Portogallo, come si vide fino alla fine. Come ti ricordiamo della grande? Si chiama Inés e l'Allegria. Inés e l'Allegria. Grazie. È bellissimo. Consiglio. No, poi l'invasione della Valle d'Aran da parte dei guerriglieri antifranchisti aveva anche lo scopo di provocare un intervento della Francia, intervento della Francia contro la Spagna per rovesciare, invece questo intervento non c'è, i guerriglieri stanno addirittura per catturare, se non vado errato, Moscardò, che era il difensore dell'Alcazar, insomma stanno per catturare un pezzo grosso, poi devono ritirarsi perché se non c'è l'appoggio della Francia, era chiaro che non avevano le forze sufficienti per rovesciare. Quindi questa è stata la dimostrazione che a livello europeo le potenze vincitrici della seconda guerra non intendevano rovesciare il regime di Franco. Poi diciamo che molti spagnoli erano rifugiati in Francia. Non c'erano a volte, cioè le destre facevano una grossa campagna contro questi rifugiati, no? Questi mezzi delinquenti spagnoli che erano abituati a fare la somma. C'è nei primi anni 50, si dà via una grossa operazione di polizia che viene detta in gergo l'operazione Bolero Paprika, per cui vengono presi migliaia di spagnoli e vengono praticamente espulsi dalla Francia, alcuni pochissimi anche antifascisti italiani, tra cui forse
Giuseppe Martini. E quindi questa era la riprova successiva, che non solo non intendevano intervenire per avanti del regime franchista, ma che non volevano neanche scusate il termine, dei rompipalle che dalla Spagna potevano creare problemi con questo regime franchista. All'inizio di solito si pensava che l'Italia, che aveva fatto nel 1934 un accordo più o meno segreto con i monarchici spagnoli, con un gruppo di monarchici spagnoli, tra l'altro il mondo monarchico spagnolo non era così unito, nel 1800 aveva dato origine a una serie di guerre piuttosto sanguinose, ma in quel caso lì si erano presentati uniti, per aiutare i monarchici nella loro attività contro la Repubblica. In realtà non si capisce quanto valore abbia avuto questo accordo, però sicuramente c'è uno storico, anche il Vinas, uno storico spagnolo, che ha trovato nella documentazione per cui nel periodo immediatamente precedente al colpo di Stato erano state fatte delle ordinazioni di armi a un'industria italiana, che quindi il regime che controllava l'industria poteva non sapere, di una quantità quasi esatta di aerei, per esempio, che poi sono stati effettivamente inviati due settimane dopo l'inizio del colpo di Stato. Quindi alcuni dicono che non è proprio la prova provata, ma c'è una possibilità piuttosto consistente che l'Italia non solo sapesse, ma che abbia proprio partecipato con una fornitura segreta assolutamente di armi al colpo di Stato. La struttura di comando delle brigate, no, non era che ognuno faceva quel che voleva, perché le brigate dovevano essere un esempio di disciplina e di coordinamento, quindi se c'è stato qualche caso in cui ognuno ha fatto quel che voleva, non era quello il progetto iniziale. Le brigate avevano una struttura gerarchica, c'era la testa, c'era André Martí, che avrebbe dovuto organizzare l'intera operazione. Adesso, a mio parere, non è stato proprio così. Martí aveva un carattere, probabilmente aveva dei nervi che non del tutto a posto, forse non era psicologicamente in grado di reggere, questa è una mia valutazione personale, in grado di reggere tutta la responsabilità che comportava la gestione delle brigate. In più è stato nei periodi anche a Mosca, era ispettore delle brigate, è stato Longo che ha gestito l'intera operazione. Poi ogni brigata aveva un suo stato maggiore, una sua compagnia di stato maggiore, quindi un comandante e un commissario. Poi a livello di divisione, per esempio, no? Le brigate internazionali erano inserite a un certo punto nella 35esima e 45esima divisione. Poi ogni brigata aveva il suo stato maggiore con comandante e commissario, era composta di solito da 3 o 4 battaglioni che avevano il loro comandante e commissario e così via. Ovviamente gerarchicamente il comandante dell'unità inferiore era sottoposto a quello dell'unità superiore. Chi aveva in genere poi la gestione del campo di battaglia, gli obiettivi ultimi erano fissati dagli spagnoli, dall'esercito repubblicano, no? Mentre all'interno poi di singoli obiettivi che venivano assegnati alle brigate, i comandanti si ingegnavano al meglio a raggiungerli. Quindi la struttura di comando in questo senso era di tipo tradizionale dell'esercito. Quello che cambiava era il modo in cui la disciplina veniva trasmessa, o almeno quello era il progetto, no? Non una disciplina autoritaria in cui il superiore ordinava e l'inferiore obbediva a prescindere, ma una disciplina basata sulla convinzione. Le persone combattevano meglio e dovevano combattere perché erano convinte della bontà del fatto di obbedire agli ordini, ecco, della bontà della lotta che stavano conducendo. Le altre domande però che le sono dimenticate. Forse per chiarirgli meglio, cioè in realtà non esisteva un comando delle brigate internazionali, cioè ogni brigata apparteneva a una divisione dell'esercito spagnolo e quindi obbediva agli ordini che venivano dal comandante di divisione. Esisteva invece un coordinamento delle brigate internazionali di cui si occupava appunto Luigi Longo. Sì, c'è un... diciamo che c'è
inizialmente le brigate internazionali si prendono un'autonomia maggiore perché l'esercito spagnolo è in fase di organizzazione, quindi ancora diciamo tutto da formare. C'è in alcuni casi c'è uno sdoppiamento, per esempio nel caso della polizia militare, i servizi di informazione militare. Esistono a livello repubblicano, soprattutto nella seconda metà del 37, quindi dei servizi di polizia militare, di sicurezza eccetera del governo repubblicano, ed esiste, continua in qualche modo ad esistere, un servizio di informazione militare delle brigate internazionali. Quindi in questo caso c'è un parziale sdoppiamento, però effettivamente le brigate internazionali fanno parte dell'esercito repubblicano e quindi sono come parte dell'esercito sottomessi alla disciplina alla catena di comando dell'esercito repubblicano. Le altre domande però adesso mi sono sfuggite. Poi la sorte, ma adesso vedo che l'amico Solero si è andato, la sorte di coloro che ritornarono in Unione Sovietica, ci sono anche alcuni italiani. Alcuni finirono nel campo del Gulag e altri parteciparono invece a quella che viene chiamata la guerra patriottica, quindi conquistarono dei meriti proprio a livello anche militare. Io ricordo Pietro Papadì, che era dell'ufficio quadri della Brigata Garibaldi, quindi è quello che assieme a Donofrio nel 1940 scrive alcune migliaia di biografie con valutazioni più o meno politiche militari di tutti, non solo dei comunisti, di tutti coloro che avevano partecipato alla guerra di Spagna. Quindi tenta di dare un quadro totale. Questo è il 1940, loro sono a Mosca. Quando erano in Spagna, Papadin era quello che faceva le pagelle cosiddette dei combattenti, no? Questo è valido, questo si può iscrivere al Partito Comunista Spagnolo, questo invece no, questo è sospetto. E si scopre poi che quelli che lui riteneva dei sospetti poi sono stati degli eroi della resistenza in Italia, insomma, quindi vabbè, le valutazioni potevano essere anche insomma così. Papadin per esempio fa una descrizione molto bella anche del periodo che lui ha trascorso in Unione Sovietica quando è ritornato e ha partecipato alla guerra. Ecco, sono molto pochi quelli che ritornano in Unione Sovietica, perché c'è una sorta di selezione che viene fatta. Addirittura Martì protesterà perché dirà: qua ci sono, abbiamo anche combattenti malati, combattenti mutilati, eccetera, che sarebbe utile che venissero curati, che riparassero in Unione Sovietica, invece non vengono accolti. Vengono accolti una parte di funzionari, insomma, che poi risultano utili per vari motivi, e un'altra parte alcuni mutilati. Ricordo per esempio un mio paesano mutilato di entrambe le braccia, che era stato poi inviato in Unione Sovietica, però sono molto, il numero molto ridotto, ecco, quelli che la maggior parte resta in Francia, anche quelli fisicamente insomma un po' mal ridotti. Volevo riprendere, perché hai fatto un accenno al caso di Marchetti. Sì. Perché lui ha fatto un altro microfono. Allora, lui funziona, non funziona. Parlaci dentro. Allora, lui ha fatto un accenno al caso di Marchetti, su cui tra l'altro ha fatto un altro libro, no? Che è questo, che domani lo presenta a Brescia. Non possiamo presentarlo qui, però è un caso molto interessante, perché Marchetti fa parte della centuria Gastone Sozzi, che è appunto la prima formazione composta in maggior parte di comunisti che combatte a Madrid, e lui ci ha lasciato, l'abbiamo scoperto 4 anni fa, non sapevamo che ci fosse, un memoriale in cui racconta questa esperienza. Dopodiché poi lui ci ha aggiunto una biografia più generale di Marchetti. Marchetti appunto è un caso paradigmatico, però diverso dagli altri, no? Cioè da quelli che sono venuti in Italia. Cioè Marchetti ritorna in Francia, fa la resistenza a Parigi, no? E poi viene espulso dalla Francia.
Francia nel 1953, mi sembra. Sì, quando c'era questa operazione Bolero Parma. Allora a quel punto torna in Italia e Marchetti riprende le schede di Pavanini, eccetera, e fa le prime biografie che sono state alla base del lavoro di costruzione che la nostra associazione ha fatto delle biografie dei combattenti di Stato in Spagna. Quindi questo combattente che poi fa anche il guerrigliero a Parigi e poi diventa un archivista praticamente, perché non solo prende le biografie di Pavanini ma va nell'archivio di Stato a cercare tutti i documenti eccetera, è un caso veramente notevole, insomma, no? E adesso abbiamo pubblicato anche questo libro qua. Sì, molto brevemente, perché è interessante, perché lui poi fa parte del SIM, del Servizio Informazioni Militari. Nel 1938 Marchetti è uno dei responsabili del Servizio Informazioni Militari, delle Brigate Internazionali, non del governo spagnolo, delle Brigate Internazionali, per quello prima avevo fatto questo accenno. E come tale, anticipo un attimo sta cosa perché riguarda un italiano, insomma. Lui conduce un'inchiesta sul carcere di Casteldefels, che era il carcere dove venivano rinchiusi uomini delle brigate che magari avevano disertato, avevano combinato qualcosa, avevano commessi dei reati, eccetera, che venivano rinchiusi in questo carcere di Casteldefels. Loro hanno notizie di abusi che la direzione del carcere, che era sempre composta da ex brigatisti internazionali, commetteva contro i detenuti. Lui conduce l'inchiesta assieme a un altro italiano, Pietro Celli, e alla fine scoprono che è vero, cioè la direzione stava commettendo abusi ai danni dei detenuti, quindi mettono dentro, praticamente arrestano e incarcerano il direttore e il suo staff e liberano i detenuti. A noi è parso una cosa così straordinaria, per cui l'abbiamo anche riportata nel libro, insomma. Ma questo era un esempio per dimostrare come c'era una parziale autonomia, un parziale sdoppiamento fra i servizi di polizia militare del governo spagnolo e i servizi di polizia militare delle brigate internazionali. Ecco, in questo caso l'inchiesta sul carcere delle brigate internazionali lo conduce lui, che era del SIM delle brigate. Va bene. Dica. Del coinvolgimento della Spagna alla seconda guerra mondiale, a Bordighera il 7 febbraio del 41 c'è stato un incontro fra Franco e Mussolini, in cui Mussolini ha chiesto a Franco di entrare nella guerra mondiale e Franco si è rifiutato. A Bordighera c'era stato già precedentemente un incontro con cospiratori della marcia su Roma che avevano avuto dalla regina Margherita l'autorizzazione di restare per fare la marcia su Roma. Nella documentazione che c'è nella biblioteca di Bordighera ci sono i documenti di questi due episodi. In realtà, se posso. No, in realtà la situazione è più complessa, perché poi c'è un incontro a cui non partecipa Franco, ma manda un suo emissario che dice: io posso partecipare alla guerra, però voglio il Marocco, che era diviso a metà, il Marocco era metà francese e metà spagnolo come protettorato, e in più voglio grano, voglio aiuti, eccetera, perché la Spagna è a terra. Allora Hitler gli dice di no, e anche Mussolini, perché c'era una Francia collaborazionista, una Francia di Pétain, la Francia di Vichy, e se il progetto era quello di passare il Marocco alla Spagna, si andava a pestare i piedi abbastanza pesantemente alla Francia collaborazionista, e quindi non poteva accogliere quella richiesta di Franco. In più aveva bisogno di un aiuto, cioè un paese che dice: io sono a terra, voglio grano, voglio soldi, eccetera, non si prevede che non dia una grossa mano a livello militare, anche se è vero che loro avevano mandato questa legione azzurra, sì, la divisione azzurra in Russia assieme ai tedeschi, poi si sono ritirati nel 1943, ma in realtà è rimasto un nucleo.
neo, degli spagnoli franchisti, che non era più la divisione ma la legione azzurra, che combatteva anche in Italia a fianco dei nazisti. E quindi diciamo, non è stata tanto la preveggenza di Franco che non è entrato in guerra, ma proprio non l'hanno voluto alle condizioni che aveva posto lui. Non ha fatto un'incontrina ironica con il Führer? Che dava per certo la partecipazione sia dei militari che dell'aviazione, sia tedesca che italiana, alla guerra civile spagnola da parte, cioè dalla parte dei franchisti, con piloti, mezzi, addirittura. È assodato. 75.000 arruolati nel corpo italiano, mica poco. Siamo stati sperimentati delle tecniche di combattimento che poi verranno replicate nella seconda guerra mondiale, proprio un bando di prova. Sì. Sì, questo ha sodato la partecipazione dell'aviazione legionaria fin dalle prime, cioè addirittura i primi aiuti che vengono mandati sono degli aerei. Degli aerei con le insegne nascoste, nell'illusione che potesse nascondere tutto, poi se non vado errato uno cade. Insomma, la spedizione non ha molta fortuna, però questi aerei, assieme a quelli tedeschi, consentono di trasportare le prime truppe, o di trasportarle direttamente, o di proteggere le navi che le trasportavano, dal Marocco alla Spagna. Cioè, senza questi aerei le truppe dal Marocco alla Spagna non avrebbero potuto transitare, perché il grosso della marina era rimasto in mano repubblicana. E quindi, proprio grazie a questi aerei, diciamo, inizia la guerra di Spagna propriamente detta, cioè il colpo di Stato si trasforma in una guerra internazionale di lunga durata. Quindi è un aiuto fondamentale quello che danno fin dall'inizio. Poi l'aviazione legionaria partecipa a tutte le fasi della guerra. La partecipazione dell'esercito fascista però non ha un grosso successo. Mussolini aveva degli obiettivi di influenzare forse di più Franco con il suo corpo di spedizione, ma nella battaglia di Guadalajara, dove hai scritto anche tu cose insieme a uno spagnolo, mi pare, no? E quell'altro ne abbiamo tutti. E lì viene fuori che mentre le brigate internazionali e la dodicesima Garibaldi celebra la vittoria di Guadalajara come la prima sconfitta del fascismo, perché è uno scontro tra italiani fondamentalmente, dall'altra parte mette in difficoltà Mussolini rispetto a come lui pensava di influenzare, di intervenire anche politicamente, non solo militarmente, su Franco, sul regime franchista, su quello che poi sarebbe diventato il regime franchista. Sì, sulle cause che hanno spinto, sui motivi che aveva Mussolini per intervenire, si potrebbe discutere. Non era opporsi alla Francia, che avrebbe difeso la Repubblica, eccetera, ma era conquistare un suo potere nel Mediterraneo, insomma, no? Il Mare Nostro, eccetera. Nel complesso, l'intervento di Mussolini è stato controproducente, almeno così insomma lo vedo io e non solo io, perché l'Italia, in una guerra che negli intenti, nella visione di Mussolini, era durata troppo, perché Franco aveva un modo lento, metodico di andare avanti, lui distruggeva tutto quello che trovava, poi faceva un passo in avanti, poi distruggeva di nuovo tutto e così via, mentre gli italiani gli dicono: ma fai in fretta, fai in premura, perché qua perdiamo materiale, perdiamo uomini, perdiamo soldi, un sacco di cose. Il regime ha speso una quantità enorme di soldi per la partecipazione alla guerra. Ha perso molto materiale,
non solo perché per esempio gli aerei o venivano colpiti in combattimento o anche c'erano stati anche molti incidenti negli aeroporti, forse dei sabotaggi e così via, ma anche poi perché la Spagna si è detenuti, cioè non li ha quelli diciamo efficienti, non li ha restituiti all'Italia, si è detenuti e quindi poi hanno perso mezzi, hanno perso. Sostanzialmente l'esercito italiano all'inizio della seconda guerra mondiale ne esce indebolito dalla partecipazione alla guerra in Spagna e non rafforzato. E quindi così a me piace anche pensare che la sconfitta subita in Spagna dalle forze democratiche poi in realtà è premessa alla vittoria successiva, non solo per, diciamo, per tanti motivi, ma anche per questo, perché l'esercito italiano inizia la seconda guerra indebolito proprio a causa della sua partecipazione alla guerra di Spagna. C'è stato un po' di dibattito, no? Tutto sommato, è stata partecipata a questa presentazione.